Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Torna in pista l'immarcescibile Tajani, esponente del governo e delle destre bluette neoliberali, atlantiste e mercatiste. Lo fa in questo caso celebrando non soltanto la TAV, ma l'idea che essa non basti. Proprio così trovate la notizia sui principali e più venduti quotidiani. Tajani dice che la TAV non basta e suggerisce alla Francia l'esigenza di raddoppiare facendo un potenziamento per il Monte Bianco. Quindi per Tajani non si pone nemmeno il problema della TAV, è già dato per assodato che essa debba essere costruita, si pone semmai il problema di raddoppiare, di potenziare ulteriormente, quindi da considerare attentamente il modo in cui Tajani ascolta le proteste della popolazione che in Valsusa da anni si oppone alla TAV, fa valere forme diverse di protesta, forme che nel caso di quelle pacifiche e esenti da violenza devono a mio giudizio essere difese, anzi celebrate, ripeto, quelle esenti da violenza, ecco, quelle semplicemente teoriche che difendono il diritto di una popolazione, di una comunità di autodeterminarsi, ma per il governo della destra bluette neoliberale di cui Tajani è esponente, niente affatto, si tratta di andare oltre senza curarsi minimamente della voce del popolo e tutelando come sempre il progresso, nome aulico per dire in realtà la marcia trionfale del capitale che la destra bluette neoliberale di Giorgia Meloni è molto brava nel difendere, almeno quanto le sinistre fucsia neoliberali. Del resto destra e sinistra, come ho scritto nel mio libro Demofobia, sono oggi le due ali dell'aquila neoliberale e la posizione del governo sulla TAV mi pare che vada a suffragare, se ancora ve ne fosse bisogno, questa posizione.